Alessia Mancini criticata da Paola Di Benedetto dopo l'Isola 13. L'uscita dall'Isola dei Famosi di Alessia Mancini e Rosa Perrotta è stato uno dei temi toccati da Federica Panicucci nell'ultima parte di Mattino 5 Oggi. Paola Di Benedetto, ospite in studio, ha detto la sua sul conto dell'ex letterina di Passaparola, continuando a difendere l'amica Rosa Perrotta. La fidanzata di Francesco Monte ha esordito affermando: ieri sera durante la semifinale dell'Isola dei Famosi, la showgirl ha infatti risposto per le rime alle accuse mosse da Jonathan Cashanian, difendendosi e chiarendo la sua posizione. L'intervento della Mancini non è servito però a salvarla dal televoto, che ha visto trionfare invece proprio il suo avversario. La Di Benedetto ha sottolineato che la Mancini poteva sistemare la situazione chiedendo scusa e ammettendo subito gli errori. Una scivolata infatti, secondo la madre natura di Ciao Darvinci, può essere all'interno di un reality. Paola Di Benedetto ha voluto difendere anche Rosa Perrotta, più volte contestata nelle scorse settimane per alcune frasi poco carine rivolte proprio alle madri che decidono di lasciare i figli per partecipare ai reality. Paola Di Benedetto contro Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018. Paola Di Benedetto ha sottolineato di non trovare giusto l'attacco subito dalla Perrotta nelle scorse settimane. Al centro della puntata di Mattino 5 c'è stato anche il fatto che la produzione del reality non avrebbe mandato in onda alcune esternazioni della Mancini. Quelle parole riportate da Jonathan, e successivamente confermate anche dalla diretta interessata. Alessia Mancini non è stata però l'unica concorrente dell'Isola 13 ad essere contestata. A Mattino 5 e molti hanno criticato anche Bianca Cazzei, la cantante, che ieri sera è stata accusata di essere incoerente, ed è scoppiata in lacrime: secondo Marco Ferri non meriterebbe la finale del reality. Il modello ha affermato che la cantante avrebbe mostrato uno scarso carattere in Honduras, e non sarebbe esattamente la naufraga modello. Dalla parte del modello anche Vladimir Luxuria, che, nel salotto di Federica Panicucci, si è detta sorpresa dell'arrivo in finale della cantante di Milano. Nel frattempo il programma condotto da Alessia Marcuzzi, tra polemiche e discussioni, è giunto alle battute finali. A Maurice Perez, Nino Formicola, Bianca Cazzei, e il vincitore del televoto tra Francesca Cipriani e Jonathan Cashanian, si giocheranno lunedì prossimo la finale dell'Isola dei Famosi 2018.